Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro amico Federico 95 e benvenuti finalmente al quinto episodio di Super Mystery Dungeon. Oggi ragazzi andremo avanti con il quinto capitolo della serie, serie che vi sta piacendo tantissimo, quindi grazie a tutti, lasciatemi anche per questo episodio un bel pollicione in su per supportare la serie ragazzi, dai ce la possiamo fare e naturalmente rispondete alla domanda del giorno anche di questo episodio. Allora naturalmente so già cosa bisogna fare ragazzi, c'è da fare veramente un sacco di cose. Siamo al capitolo 5. Quelle sciarpe dell'armonia. Siamo già con il nostro bel qua 3DS e niente, il mattino dopo vi spiego un po' quello che succede ragazzi, senza leggere tutti i dialoghi perché dobbiamo fare veramente tante troppe cose. Praticamente noi siamo qua sempre nella nostra bella casa e finalmente guardate un po', Nuzleaf è tornato ragazzi. È tornato Nuzleaf che ci dirà naturalmente se siamo stati bene, se appunto ci è mancato Nuzleaf, ma proprio per niente, a noi non ci è mancato per niente. E infatti ci sta chiedendo se abbiamo sentito la sua mancanza. Ma stavamo bene anche senza di lui appunto. Beh, un po' mi dispiace, vabbè, non importa. Mi dispiace di essermene andato. Adesso ci chiede se ci è tornata la memoria, se abbiamo avuto segno di BM, se sono tornati. Ma noi ragazzi siamo tranquillissimi, non è successo niente, a scuola tutto bene e bla bla bla. Andiamo d'accordo con i compagni? Così così, diciamo che ci sta un Punch Up un po' birichino, ci sta un Goomy un po' timidarello, ci sta Greta troppo vivace, ci abbiamo un po' di Pokémon che sono un po' particolari, ma più avanti vedrete che saranno molto utili. Allora ragazzi, siamo sempre qui nella nostra bella casetta, dobbiamo fare un po' di cose. Prima cosa dobbiamo andare nel villaggio, al centro del villaggio appunto, perché dobbiamo prenderci degli strumenti utili che ci saranno che ci serviranno in questa parte. Come avete visto ho fatto il video dei codici, dove appunto vi spiegavo come ottenere dei codici per riscattare appunto le bacche arance, le vital semi, un sacco di cose nel gioco. Anche io l'ho fatto e quindi devo andarmi a ritirare un po' di strumenti. Ma prima ragazzi ci sta qui nonno Caracosta e un po' di Pokémon che stanno discutendo. Vediamo un po' cosa dicono. Oh, ho provato ad avvicinarmi ma non è il caso, hanno i nervi a fior di pelle. Però il risultato di quel miele è delizioso, ben venga. Infatti ragazzi stanno parlando proprio del miele, perché questa è la stazione del miele. Al prato del Nettar è iniziata la produzione. Ma tu chi sei? È Bedio, la bambina di Roselia. È arrivata la stazione della produzione del miele. In questo video i Brilliant Combi collaborano per produrre il miele più possibile. E che miele è il più buono che abbia mai assaggiato? Ogni volta mi fa spizzare sabbia da tutti i pori. Spizzare? Sabbia? Ed è anche molto ricco di energia. Ma quando producono il miele, gli altri sono molto irascibili. Meglio evitarli. Possono essere molto pericolosi e quindi recuperare il miele è un po' difficile. Magari un giorno lo assaggeremo anche noi. Detto questo, ragazzi, noi dobbiamo andare a scuola. Quindi, beh, andiamo a scuola, ragazzi, dove succederanno un po' di cose interessanti. Andiamo subito a vedere. Buongiorno, preside. Buongiorno, Goomy. Buongiorno, preside. Buongiorno anche a te, Dearling. Buongiorno, preside. Senti, ma perché sei ghigni sempre? Non sempre seghignando. Sto sorridendo educatamente, mio caro. È bello vedervi andare a scuola così, sempre pieni di energia. Io la vorrei marinare. Comunque, ai vostri pesti. Ai vostri posti, pesti. Lol. Ok, vediamo un po' cosa dice questo preside, cosa succede in questa lezione. Comunque adesso Punchamp ci dirà giustamente da dove veniamo, ragazzi. Perché appunto non gli abbiamo detto niente a nessuno. E tutti dicono appunto, ora che ci penso, non ho proprio idea da dove venga Federic. È vero, non te l'ha chiesto nemmeno Greta, appunto, non ce l'ha chiesto. E Punchamp dice, sì, sì, abbiamo capito, se inizi a parlare tu, qui facciamo notte. Certo che è un po' strano, non lo sa proprio nessuno. Quindi perché non ce lo dici? Adesso ragazzi dovremmo dire da dove veniamo. E loro dicono subito da Brusilia. Ma loro sono un po' un mondo di città. Federic, incredibile. Ma Nuzleaf non sembra esattamente un tipo di città. Secondo me ti sbagli. Infatti ragazzi si sbagliano. Noi non veniamo da Brusilia, ma noi in verità siamo un umano che si è trasformato in un Pokémon. E quindi beh, giustamente Fennekin dice non voglio mentire, in fondo non ci guadagnerà niente. Quindi glielo dice e potete ben immaginare cosa pensano. Cosa? Ma vedi che quindi vieni dal mondo degli umani. Quindi sei un essere umano. Vedi adesso però sei in tutto e per tutto un Pokémon. Sì. Infatti sei diventato un Pokémon senza sapere perché non ricordi niente del tuo passato. Cosa? E beh ragazzi, giustamente chi ci crede a una fantasia del genere? Sei proprio un gran bugiardo, dice Puncham. Un essere umano? Bella questa. Ma chi vuoi che ti creda? Gli MMisti almeno gli esseri umani? In effetti è un po' difficile crederci.
O nemmeno Darling ci crede, giustamente. Chi vuoi che ci creda una cosa del genere? Ma comunque adesso arriverà il preside che dirà che non dobbiamo dire bugie o che forse c'è un fondo di verità in quello che diciamo. Non si sa mai. Ecco che arriva Farfetch e Pancham dice: maestro, fai dire chi dice le bugie. Bugie? Come bugie? Proprio così. Ci sta raccontando un sacco di frottole assurde. Beh, in teoria potrebbe essere la verità, come dice Simopur. Che alla fine risultato... Che alla fine risultano vere, la vita non si può mai sapere. Oh, signor preside! Forse uno che mi crede, ragazzi. Forse Federico non ha detto la verità, ma come possiamo esserne certi? E se invece quello che ha detto fosse vero? A volte alcune cose che ci sembrano assurde accadono realmente. E infatti, ragazzi, è vero. Ma giusto Simipur ci crede. Ma dice, non so assolutamente idea di quello che sta parlando Federico. Se non sai manco di cosa ho detto, come fai a crederci? Ma la morale è che voi bambini dovreste imparare a vedere le cose in più visti di vista. E in questo modo potrete continuare ad apprendere nuove cose divertendovi. A volte basta scambiare un po' di il punto di vista per scoprire cose completamente diverse. A questo punto dovevamo fare lezione, ragazzi. Quindi ecco che si avvicina Farfetch e inizia la lezione. Non perdiamo altro tempo, allora. Classe, iniziamo! Oggi riprendiamo la storia di McTiena e dei tre piccoli Spoink. Ok, allora c'è una volta una principessa. Beh, maestro, credo che ha sbagliato storia, eh? Ah, è vero, dunque, allora. Allora, alla terza ora, ragazzi, verrà Wachok, che ci insegnerà a usare una mossa veramente molto interessante. E ha invitato, diciamo, lo sceriffo, ovvero Magnezone, Magnenite e Magneton, ragazzi. E noi tutti siamo stupiti, perché comunque sono fantastici dal vivo. Wow, che forti! Oggi siamo qui per la dimostrazione sulla mossa di sincronia. Una mossa di sincronia? Precisamente, si chiamano così perché tutti i membri della squadra agiscono contemporaneamente. Questa cosa, ragazzi, è veramente molto utile durante l'avventura, in quanto potete usare più mosse contemporaneamente su un Pokémon e togliete veramente tanto. Comunque Wachok adesso, diciamo che si offrirà di andare contro Magnezone, ma Magnemite dice potrebbe perdere i sensi, lo sa? Ma figuriamoci, ci vuole ben altro per scalfirmi. Come vuole, attivazione. Credo che adesso Wachok farà una brutta fine, ragazzi, con questo triplo attacco. Porco Zeus, l'ha ucciso? Vicepresidente è morto? Ma non mi sembra tutto questo granché. Mi ha fatto appena il soletico. Sì, è mezzo morto. Purtroppo avete osservato con attenzione. Le mosse di insicurità funzionano così. Gli alleati si muovono tutti insieme, circondano l'avversario e sparano l'attacco. Inoltre infliggono sempre danni, anche se la competitività di tipo non è ottimale. Allora, tutto è chiaro su mosse di insicurità. Attenzione però a non usare troppo spesso, perché fanno venire tanta fame. Sì, ragazzi, ci abbasserà non poco la fame utilizzare queste mosse. Comunque, ragazzi, ok, adesso toccherà a noi in una prova pratica usare queste mosse. Abbiamo un Pancham, Shelmet e Ispur. Vediamo un po' come usare queste mosse. Allora, premi leggermente B. Ok, provo leggermente B. Ok, esatto, sì, ora sei nella modalità di registrazione delle mosse di sincronia. A questo punto devi scegliere le mosse da registrare. Allora, ragazzi, direi di utilizzare... No, fulmi sguardo no, aspetta, mi sono sbagliato! Vabbè, ormai ci siamo, facciamo acido. E facciamo graffio. Tocchiamo. Molto bene, è tutto pronto. Ora prova a sperare un attacco di sincronia. Per farlo devi premere L e toccare l'icona sul touchscreen. Ok, ragazzi, credo gli abbiamo fatto abbastanza male, ma non troppo. Ai. Però non ve la cavate male, ma sono sicuro che potete fare di meglio. Su, riproviamo, usare di nuovo le mosse di sincronia. Prendete la mira sul vostro bestaglio. Forza! Ok, una volta registrate le mosse di sincronia avrete a disposizione una scelta rapida. Passate il menu L e poi premere L. Ok, vediamo un po'. Ok, ragazzi, adesso sto praticamente sincronizzando le cose. Premi R e poi tocca l'icona sul tuo schermo. Ok, R. Vediamo un po'. Adesso, ragazzi, li abbiamo levato tanto. Ecco fatto, ora i mostri di sincronia non hanno più segreti per te. Perfetto, ragazzi. Bene, avete avuto tutti l'occasione di esercitarvi un po'. Adesso dovete aver capito come si usano le mostre di sincronia. Cercate di sfruttarle meglio nelle vostre avventure. Perfetto, ragazzi. Praticamente Wachop che adesso è cascato perché ha subito parecchi danni. Comunque adesso verrà portato in infermeria. La lezione finisce qui. Abbiamo Audino, ragazzi, che inizia la sua, appunto, lezione su scienze, appunto. Comunque, torniamo a casa con domani, la prossima lezione, ovviamente. Il mattino dopo. Ok, ragazzi, siamo sempre nella nostra bella casetta. Torniamo a scuola, giustamente, perché abbiamo anche oggi una bella avventura da fare. Ok, ragazzi, veloci, andiamo, sbrighiamoci anche. Dobbiamo andare di qua, sì. Andiamo, veloci. Ah, e dato che ci sono, scambio subito gli strumenti, ragazzi. E vi faccio vedere gli strumenti che ho ottenuto. Come potete vedere, ragazzi, ho ottenuto un sacco di Elisir Max, che vorrei ritirare, ma preferisco un attimo le bacche arancia, sinceramente.
erivita dal seme che è molto molto utile. Però adesso devo depositare qualcosa. Allora, le mele mi servono. Deposito il cerchio che non mi serve. Un altro cerchio che non mi serve. Poi deposito seme base che non mi serve. Seme base e seme base. E poi mi prendo anche altre cose. Tipo rivital seme, che mi servono veramente tanto, ragazzi. Rivital seme, perché non voglio morire. Per quanto riguarda le bacca arancia, credo di averne veramente tante. Bacca arancia ce ne ho soltanto due. Non mi bastano due, ragazzi. Devo vedere un attimo... quanti... no, ce ne ho tre. Devo vedere un attimo cosa posso depositare. Non lo so. Però credo che basti, ragazzi. Sì, basti, dai, basta. Non ne abbiamo bisogno. Ok, ragazzi, possiamo proseguire e andare di nuovo a scuola con la lezione di scienze. Clicco. Vediamo un po'. Buongiorno, bambini. È la lezione di scienze. Oggi vi parlerò dell'evoluzione. L'evoluzione? La rivoluzione? Ma ne abbiamo già parlato. Ma che dire, non sapete proprio niente l'evoluzione quando diventi adulto. Sì, ragazzi, adesso ci spiegherà praticamente qua l'evoluzione dei Pokémon. E molti di noi non sanno che sì, possiamo diventare molto più grandi. È un passo verso l'età adulta. Ma durante la lezione, appunto, ci interromperà adesso Roselia, perché ha perso il suo video, ragazzi, e non sa dove andarlo a trovare. Naturalmente noi ci ricorderemo che fine ha fatto il suo video, perché voleva andare a cercare del miele, quindi immaginiamo che potrebbe essere andato nel bosco a raccogliere il miele, quindi dobbiamo andare da lui. Adesso Roselia starà poco bene, perché ultimamente ha molto spesso dei giramenti di testa, e Audino la porta in infermeria. Adesso, ragazzi, starà a noi andare a cercare giusto Bidiu con appunto la nostra amica Greta, e niente, adesso io dirò a tutti dove potrebbe essere andato Bidiu, ma nessuno mi crederà, perché giustamente ho già raccontato delle frottole, secondo loro, appunto. In effetti anche io sarei molto preoccupato se fossi sua madre. Ecco, un attimo, Bidiu è la bambina che ho visto l'altra volta. Sì, ragazzi, adesso ci sarà un piccolo flashback giusto di qualche minuto fa, dove niente, abbiamo visto la bambina Bidiu che parlava con Caracosta, l'Ombre e il Popotas, l'Anco, insomma. E niente, insomma, in questo video bisogna tenersi alla larga dal prato del Nettare. Prato del Nettare, lei è proprio andata là. Vuoi vedere che video? Oh no! Poteva essere andata nel prato del Nettare. Esattamente, proprio così, ragazzi, è andata nel prato del Nettare. Che c'è, Federic? Adesso, ragazzi, io dirò a tutti dove potrebbe essere andata video, ma nessuno mi crederà, giustamente, perché gli ho detto che sono un essere umano. E come al solito, Pancia mi rompe un po' le palle. A prendere del miele? Al prato del Nettare? In effetti, laggiù è appena iniziata la stagione della produzione del miele. Se davvero è andata lì, potrebbe essere in pericolo. Ah, non volete mica credergli a quel contrafottole. Vi siete già scordati come ci ha preso in giro ieri con la sua storiella? Eh? E ora è coraggio di inventarne un'altra. Bravi, lasciatevi abbindolare. E naturalmente Pancia mi mette sempre la bocca in mezzo. Ma tranquilli, ragazzi, se non mi vogliono credere, andrò da solo. Non puoi andartene così, la lezione non è mica finita. Diciamo che mariniamo la scuola. Proprio il nostro piano perfetto, ragazzi. Naturalmente Greta abbassa gli occhi. E adesso tranquilli che ci raggiungerà, perché giustamente non voglio salvare. Che palle, mi chiede di salvare in 10 secondi. Ok, andiamo di qua. E giustamente mentre stiamo andando ci raggiungerà Greta. Federica, aspetta. Oh, ho mariniato la scuola anch'io. Non potevo lasciarti andare da solo. Che? Vengo anch'io, perché io ti credo. Greta? Forse andiamo al prato del Nettare, dobbiamo trovare il video. Vuoi andare al prato del Nettare? Ovvio, andiamo, ragazzi. Il prato del Nettare saranno ben 10 piani, non è nulla in confronto ai scorsi giochi, però va bene, sono comunque tanti piani. Proviamo a usare la mossa sincronia, se capita l'occasione giusta, così possiamo mettere subito in pratica quello che abbiamo imparato ieri nella lezione. Ok, ragazzi, siamo nel dungeon, prato del Nettare, piano 1. Andiamo subito a vedere cosa possiamo fare. Allora, ci sono un po' di nemici, cerchiamo di evitarli magari andando subito alla prima scala. Non so quanto sarà lungo, credo che siano 10 piani, ragazzi, spero di sbagliarmi. Magari noi ce ne andiamo subito, voi che dite, eh? O dobbiamo per forza aspettare Lucario? Ma è già morto! Greta, sei già morto, devo dare subito di vita al seme, ma sei una stronza. Porca miseria. Vabbè, prato del Nettare, piano 2, ragazzi. Speriamo che non incominciano a morirmi così. E che culo, un altro piano? Ragazzi, se ci troviamo tutte le scale così, siamo non poco fortunati, praticamente. Ok, dove andiamo? In alto o in basso? Allora, io direi di andare verso di qua, ragazzi, eh. Allora, incominciamo a fare qualche mossa. Magari possiamo fare anche le mosse combinate? Credo. Allora, io direi di fare... psicoraggio. E morso. Vediamo un po' quanto leva, ragazzi. Tocchiamo. Mossa combinata. Olè! Ok, mi piacciono questa cosa delle mosse combinate, ragazzi. Braciere. Così posso scegliere anche la mossa che fa Greta. Perfetto. Ok, non è più in uno stato di resistenza. Lo uccidiamo così e raccogliamo anche... spero sia Lumisfera.
Se è Lumisfera, ragazzi, è una gran bella cosa, in quanto ci sarà veramente molto utile. Lumisfera! Io direi di usarla. Dov'è il piano? Vediamo un po'. Allora, oh ragazzi, guardate un po', è proprio là in basso. Bastava andare qua sotto, l'avevamo già trovata praticamente la scala. C'è un Pogno, spero non si avvicini. Bastardo, si è avvicinato il Tangela. Va bene, non lo uccidiamo male. Braciere, morto. Dai, muori, dai, muori, muori, muori. Due colpi, un altro colpo, ragazzi, abbiamo eliminato. Probabilmente farò tagli anche in questo dungeon, se ce ne saranno, ma credo che qua si procede anche abbastanza veloce. Abbiamo tutte le scale vicine, quindi non c'è nemmeno bisogno di tagliare. Un'altra scala vicino, ragazzi, che culo! Oh mio Dio! Non mi va di esplorare tutto il dungeon, ragazzi. Esplorare tutto il dungeon sarebbe una vera tortura. No, non c'è bisogno di prendere niente, perché, ragazzi, già avevamo fatto i rifornimenti prima. Quindi... minchia, prendo del nettare, piano 5. Andiamo un po' a vedere. Allora, dove andiamo? Potremmo usare Lumisfera, ragazzi. Tanto gli strumenti ce li abbiamo, perché non usarli, giustamente. Lumisfera, usiamo, vediamo un po' dov'è la scala. Oh, ok, la scala è parecchio lontana, vedo. Quindi abbiamo fatto bene a usare la Lumisfera. Magari possiamo evitare il Pokémon facendo così. Oh no, 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 al di là, ragazzi, io non ci vado. C'è il Keglon bastardo. E quando c'è il Keglon bastardo non bisogna mai andarci. Oh, quel Keglon, ragazzi, l'ho incontrato off camera. Mi ha ammazzato i Pokémon tutti male. Ma spiegatemi il perché. Comunque la scala, eccola qua. E andiamo avanti. Bella lì! Usiamo un bel revitalizzazione, un Elisir Max sul nostro Fennekin, dato che ne ha bisogno. Proseguiamo di qua. Scale! Bella lì, ragazzi. Scale verso il piano numero 9. Questo dovrebbe essere l'ultimo piano. Le scale sono qua. Ma oh no, due Pokémon devo sfidare prima di salire le scale. Va bene, non è un problema. Facciamo... ok, colpisco lui, che va benissimo. Braciere, braciere. Spero di colpirlo, se no sono morto. Ok, l'hai presa? Ok, vuoi proseguire? Sì, ragazzi. Ok, ragazzi, siamo all'ultimo piano. Ormai dovremmo esserci. Ecco qui Bidiu, che... niente, adesso si incontrerà con appunto i Beedrill e non solo. Eccoli qua che arrivano tutti cattivi perché pensano che giustamente vuole rubare il loro miele. Dove credi di andare? Non c'è tempo per insulti. Vuole rubare il mio miele? Attenzione. Io stavo cercando il miele. Cosa? Non sarai mica un ladro di miele. Non c'è tempo per i ladri di miele. No, no, no. Combi, che combinate? Allarme, allarme. Combi, che combinate? Ti ammazzo, guarda. Non c'è tempo per gli allarmi. Combi, combi. Cosa? Cosa c'è? Che stress, che stress. Perché stanno producendo tanto miele. C'è la lata di miele. Non c'è tempo. No, non ho tanta paura. Cosa? Questa mina? Così piccola. Ma è troppo piccola per essere una ladra. L'apparenza inganna. Anche voi sembrate piccoli e carini, ma sapete essere molto veloci, no? Ma no, ma sì, ma come si fa? Che stress, che stress. Aspettate, ecco ragazzi che arriviamo in soccorso appunto di Bidiu. Ma i Beedrill, ragazzi, non gradiranno, perché penseranno che noi siamo appunto dei loro complici, del complice di Bidiu. E quindi partirà una lotta veramente molto stressante. Nasconditi, meglio che ti nascondi, anche se ci potevi dare una mano. Però vabbè, parte la sfida, ragazzi, contro Beedrill e i Combi. Allora, dobbiamo stare veramente molto attenti, che qua ci ammazzano come niente, raga, come niente, là. Allora, io direi di partire subito uccidendo, magari, vediamo un po', questo Combi qua. Posso fare un attacco combinato? Oh, sì, se posso farlo. Allora, braciere, e tu fai invece un attacco rapido, vai. Vediamo un po', tocca, perfetto. Non gli ho levato niente, raga. Non gli ho levato niente. Va bene, braciere. Ok. Ok, l'abbiamo ucciso, ragazzi. Dobbiamo stare attenti ai Beedrill, però. Ok, direi di fare un attacco combinato sul prossimo Pokémon, magari facendo tipo su. Mamma mia, ragazzi, ci stanno abbassando tutto. Ci stanno abbassando soprattutto l'illusione. Questa non è una bella cosa. Devo uccidere quel Beedrill il prima possibile, prima che mi farà tanto male. Fidatevi, fanno male. Ecco, ho fallito di nuovo, raga. Ok, devo usare gli strumenti, praticamente, devo usare. Vediamo se c'è qualche strumento veramente forte, tipo... caso stato confusione al Pokémon colpito. Caso stato di sonno al Pokémon colpito. Trasporta la squadra vicino al Pokémon alle persone che pareti colpite. Ok, questo è buono, ragazzi. Questo è buono, ci potrebbe essere utile, così che l'allontaniamo. E non è male allontanare un Pokémon così forte. L'importante, ragazzi, in questo gioco è che usate gli strumenti. Se non usate gli strumenti, beh, siete morti. Probabilmente dopo morirò, ma userò il seme, va? Placere.
Devo usare per forza Baccarancia. E per forza su di noi. Ok. Anche se Grida tra un po' praticamente morirà, ma va bene. Bracere. Ti prego, colpiscilo. Ok, l'abbiamo colpito, ragazzi, il Beedrill. Sì, devo usarlo su tutte e due, ragazzi. Su Greta. Oddio, dobbiamo stare attenti. Se Greta si muove, ecco, sono morto. Perfetto. Ok, abbiamo recuperato quelli vita insieme. Devo ucciderlo. Devo uccidere quel Beedrill, ragazzi, il prima possibile. Però non gli diamo un cavolo. Ok. Ok, l'ho ucciso, Beedrill. Perfetto. Ora devo usare gli strumenti, ragazzi. Devo teletrasportare via quel Beedrill il prima possibile. Se no ci muoio, Devo teletrasportarlo via con... anzi, addormentiamo. Va benissimo anche addormentarlo. Ok. Ora, Greta, mi serve un attacco combinato, Greta. Mi raccomando. Attacco combinato su Beedrill. Ok, l'hai colpito solo tu praticamente. Va bene. Raffica. Dobbiamo uccidere prima questo Beedrill, che ragazzi che è forte. Ok, l'abbiamo colpito, è morto Beedrill. Ora, ragazzi, manca soltanto combi. Attacco combinato su combi, va benissimo. Bracere. Sì, devo usarmi la Baccarancia su di me, perché se no muoio. Dai. Un altro bracere l'abbiamo sconfitto, ragazzi. Sì, ok, questa ce la siamo giocata bene, devo dire. Ce la siamo giocata bene. Ragazzi, senza strumenti non si va da nessuna parte proprio. Non c'è tempo. Che stress. Mi sembravate debolucci. Beh, non siamo tanto debolucci comunque. Dobbiamo comunque liberarci di voi. Non c'è tempo da perdere. Il mio non aspetta nessuno. Comunque, ragazzi, abbiamo sconfitto appunto i Beedrill. Ma adesso arriverà la regina che dirà: fermi tutti! Ah! Regina Vespiquen! Mamma! Beedrill, combi, calmatevi! Non vedete che sono solo dei bambini? E poi chiunque capirebbe che non sono dei ladri. Vi prego di perdonare la cattiva ospitalità dimostrata ai miei figli. Sapete, questa è la stagione del miele. Siamo tutti impegnatissimi con i nervi a fior di pelle a causa dello stress. Vi siete avventurati fin qui in un periodo molto delicato. Spero che capirete, che ci perdonate. Ma tu chi sei? Sono Vespiquen, la regina del prato del nettare. La regina... sono la regina, ma di fatto coordino la produzione del miele del mio regno. Ragazzi, interessante. Signora regina, io sono venuta qui perché volevo un po' di miele. Eccolo, dicevamo, noi sono dei ladri. Ah! Calmatevi, se saltate subito alle conclusioni, così è ovvio che si creino dei malintesi. Non volete ripetere lo stesso errore, vero? Ho portato con me i soldini del salvadanaio. Ultimamente la mia mamma è pallida, è sempre stanca. Ho sentito dire che il vostro miele è molto nutriente, quindi volevo portargliene un po'. Sono sicura che poi starebbe meglio. Ecco, svelato il mistero. Sei una bambina davvero premurosa. Vespiquen, dal miele a Bidio. Non voglio soldi, piccola mia. Questo è un regalo da parte mia. Davvero? Grazie. E ora, su, torna a casa di fretta. Spero che la tua mamma si rimetta presto. Ragazzi, è andato tutto bene, non niente di così, appunto, disastroso. Siamo abbastanza riusciti a sconfiggere i Beedrill, quindi possiamo andare avanti. Benissimo, ragazzi, siamo qui sempre con, appunto, Roselia, eccetera. Vediamo un po' cosa dicono. Oh, tesoro mio, ero così preoccupata. Non so cosa avrei fatto se tu fossi successo qualcosa. Sono così se stai bene. Mamma, ti ho portato del miele, ti rimangio, ti farà stare meglio. Grazie, tesoro. Ma promettimi una cosa, d'ora in avanti non devi più andare in posti pericolosi, capito? Va bene, mamma. Ed ecco, ragazzi, che si abbracciano, scena. Troppo triste. E beh, io sono vostro e la mia piccina è tornata a casa mia salva. Ecco un piccolo pensiero per ringraziarvi. Mela perfetta per uno. E meteor cerchio per uno. Ramo guida per 5. Seme puro. Un sacco di strumenti veramente interessanti. Grazie. Vi saluto davvero grata per avermi riportato la mia piccina. Però anche voi siete ancora dei bambini, quindi cerca di non mettermi nei guai, ok? Adesso è ora di tornare a casa. Grazie, Federico. Grazie, Greta. Ciao. Vabbè, ragazzi, direi che abbiamo fatto un sacco di cose in questa parte. Sono soddisfatto. È vero, ci è toccato saltare la scuola, ma abbiamo fatto del bene andarlo a cercare. Guarda come si è fatto buio. Se sono tardi, Nazlov si arrabbierà. Credo proprio che mi incamminerò verso casa. Torniamo a casa. Ehi, Federico. Riguardo la storia che sei un essere umano, io ti credo. Davvero? Sì. Senti, ho deciso. Federic, da oggi tu sarai il mio amico. Eh? Cosa? Mi sei all'improvviso? E poi cos'è? Un ordine? Ora come ora nessuno crede. È una sola parola di quello che dici. Non hai peli sulla lingua, eh?
Quanto a me, è quasi lo stesso. Non mi ascolta mai nessuno. Quindi capisco benissimo come ti senti. Quando nessuno ti crede, ti si sente solida e triste. Ma basta fiducia a chi non sono amico per farti fare salti di gioia. Allora, dato che io ci siamo sulla stessa barca, ti faccio una proposta. Tanto per cominciare diventiamo amici. E vedrai, basterà fare amici con qualche altro e poi qualcun altro ancora. E alla fine avremo così tanti amici che non riusciremo nemmeno a contarli. Come le stelle nel cielo. Non ho l'idea più geniale che tu abbia mai sentito. Un po' pazza come idea, però ci sta. Vieni, Fedric, devi diventare mio amico. Oh, scusa, così sembra un ordine. Volevo dire, diventiamo amici. Così è un po' troppo insistente. Insomma, spero tanto che ci diventeremo amici. Simpatica, ragazzi, questa cosa. È anche molto commovente, mi piace. Vuoi diventare amico di Greta? Diciamo di sì. Allora, vuoi diventare mio amico? Sì. Evviva, che bello, Fedric. È strano, però, detto così. Cioè, eravamo già amici, in teoria, vabbè. Ah, comunque, due sciarpe. Prendine una. Delle sciarpe? Sì. Non ne ho due. Sai, mio nonno mi ha trovato quando ero appena nata. Mi ha detto che ero avvolta in queste sciarpe. Per quanto le ho sempre tenute con me, ma visto che adesso siamo amici, una è per te. Dai, proviamoci subito. Ce le sto mettendo con forza. Però sono carine, ragazzi, devo dire che ci donano. Oh, wow, Federic, ti sta benissimo. Sì, devo dire. Ci sta davvero a pennello, no? Guarda come siamo tosti. Tostissimi. Comunque, d'ora in poi, queste sciarpe saranno il simbolo della nostra amicizia. Sì! Fortissimo, ragazzi, fortissimo. Oh, si è fatto tardissimo. Torniamo a casa, Federic, e prepari. Da domani passerò sempre a chiamarti per andare a scuola, ok? Finiamo la mattina, notte, così mariniamo insieme, giustamente. Comunque, ragazzi, passiamo all'ultima parte della puntata, dove succede una cosa veramente molto figa. Andiamo nell'acqua e vediamo un po' cosa succede. Vi dico che è vero, l'ho visto con i miei occhi. Ma non può essere, sarebbe assurdo. In fondo si tratta del grande pirata dei mari del nord, non di un Pokémon qualsiasi. Lo so, sembra incredibile. Per questo vi ho chiesto di accompagnarmi negli abissi più scuri per dare un'occhiata. Ecco, siamo arrivati. Guardate un po'. Ma cos'è questo? Ma sembrerebbe una roccia. Non so. Non si vede bene da qui. È troppo buio. Proviamo a guardare un po' più da lontano. Bene, concentriamo le nostre luci e illuminiamo meglio l'area. Cosa? Non è possibile. È Wailord. È diventato... di pietra! Ragazzi, così si conclude questo episodio. Devo dire che c'è molto hype nell'ultima scena, eh. Non vedo l'ora di scoprire come mai questo Wailord sia diventato di pietra. Ma credo che lo scopriremo solo nei prossimi episodi. Quindi da Fedek tutto. Un like, un commento, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo con un prossimo video dove scopriremo tante belle cose. È solo l'inizio, ragazzi, è solo l'inizio. Qualsiasi.